un San Valentino molto particolare, quello di Ermanno Cavalli. L'agricoltore di Vico Moscano, in zona Staffolo, che nel 1800 faceva addirittura comune, ha deciso di combinarne un'altra delle sue, realizzando una scritta nei campi a pochi passi dalla cascina che all'epoca rappresentava proprio il palazzo municipale di Staffolo. L'idea è la concomitanza di queste due occasioni. Ho cercato di abbinare San Valentino con i 40 anni di matrimonio, visto che io sono una persona che non ho mai scritto una lettera d'amore, una parola che avevo orgoglio quasi di dire, e l'ho evidenziata così sul terreno, l'insaputa di mia moglie, e, insomma, è più un regalo per lei che per tutti. L'anniversario di matrimonio con la moglie Daniele è stato festeggiato, per la precisione, il 26 gennaio scorso, con una benedizione particolare al santuario della Fontana di Casalmaggiore assieme a padre Eugenio Perolini. Ermanno ha però aspettato il giorno di San Valentino per svelare quello che aveva preparato come sorpresissima: un grande cuore con il numero 40 e la freccia di Cupido. Il tutto realizzato come se il trattore fosse un pennello e il campo una tavolozza. Ermanno non è nuovo a queste imprese. Negli anni scorsi realizzò composizioni di Natale con gli auguri in due differenti modalità, ma Ermanno festeggiò anche la nascita della nipotina Aurora con la scritta «Sono nonno» tra i campi. Del resto Cavalli resta un genio della manualità, come confermano anche le piccole sculture realizzate con materiale di riciclo. E a tal proposito, per confermare la sua creatività, ecco l'omaggio anche alla nostra TV, realizzato per l'occasione questa mattina. Il vento forte purtroppo non ha consentito riprese col drone, ma stando sul tetto del trattore con conseguente effetto mosso e velocizzando molto il video, si nota che la scritta è perfettamente riuscita. Cremona 1. Get loud.